Venezia viene fuori da un innalzamento dei mari, perché Venezia nasce sull'acqua. Sì, nasce sull'acqua, ma prima dell'acqua cosa c'era? Secondo Vladimiro Dorigo, prima dell'acqua c'era la campagna, ed era la campagna romana. Per capire la nostra civiltà, avere consapevolezza della nostra civiltà e quindi poterci relazionare senza code di paglia alle altre, tipo quella ebraica, che è molto sgamata, cosa bisogna fare? Partire e individuare le 5 regole che compongono la nostra civiltà. La prima è il clima. Il clima determina l'esistenza di una determinata civiltà. Se voi pensate che il mondo sedentario della storia che studiamo sui banchi di scuola quando siamo piccoli nasce di fatto quando c'è un cambio climatico che permette all'uomo fondamentalmente di diventare agricoltore, già questo ti dice come il clima sia dei mattoni fondativi della civiltà e come facciamo bene a preoccuparci anche, diciamo, dei cambi climatici. 2. Venezia, da questo punto di vista, c'è uno studioso che sostiene, pochi gli vanno dietro perché ha una visione che ribalta totalmente la visione d'insieme, dice che fondamentalmente Venezia viene fuori da un innalzamento dei mari, perché Venezia nasce sull'acqua, sì, nasce sull'acqua, ma prima dell'acqua cosa c'era? Secondo Vladimiro Dorigo, prima dell'acqua c'era la campagna, ed era la campagna romana, e Venezia nasce sul punto di unione tra la campagna che viene giù da Aquileia e la campagna che sale invece da Padova. Quando queste terre vanno sott'acqua per un cambiamento di clima, il punto di giuntura di queste due terre è quello dove nascerà Venezia. Quindi il clima è fondamentale per definire il primo mattone di base della civiltà. Sul mio sito trovate i miei 3 libri, la trilogia, ne rimangono 10 ancora spedibili a 2,70 euro di spedizione ordinaria. Poi dopo dovrò spostarle a 4,70 euro perché così c'è l'attracciamento. Sapete che sono gli ultimi 10.